Noi ragioniamo per modelli e cerchiamo di costruire modelli. Ma cos'è un modello? Un modello è qualcosa che aiuta a riprodurre qualcos'altro. Un cartamodello è un modello di carta che aiuta a riprodurre un vestito. Quindi se compro un modello di carta, il cartamodello, poi a casa prendo della stoffa e sono in grado di fare un vestito analogo a quello che ho visto al vero. Quindi un modello è qualcosa che aiuta a serializzare, a riprodurre in maniera analoga, o quantomeno simile, determinate cose. Ma un modello è anche un qualcosa di prototipale, cioè il modello, no? Io che sono molto bello faccio il modello e poso per, adesso non io chiaramente, ma qualcuno che è molto bello fa il modello e posa e altri si ispirano a quelle forme perché rappresentano un ideale di bellezza, perché vengono additate, perché rispetto a quella cultura sono appunto un ideale di bellezza, sono un modello e quindi ci si avvicina. Quindi quando noi parliamo di modelli, c'è sempre questa doppia ambivalenza, no? C'è il concetto del è qualcosa che è giusto, che è buono, che è desiderabile. Quando si parla, ad esempio, di modelli di bellezza, no? Allora è questo che si è anche la critica a questo tipo di concetto di modello. Oppure l'idea di è un qualcosa che ci aiuta a replicare. Allora, su questa ambivalenza chiaramente è dall'unione di questa ambivalenza però che esce fuori il concetto di modello che abbiamo, come lo applichiamo noi, perché da un lato nel costruire un modello noi cosa abbiamo fatto e cosa facciamo? Noi vediamo, entriamo in contatto con determinate esperienze, entriamo in contatto con dei singoli casi specifici e cerchiamo di capire che cosa ha reso possibile che questi casi potessero esistere, potessero essere realizzati e possano funzionare. E poi cerchiamo di estrapolare dal caso specifico quelle componenti che possono essere considerate generali, quindi che non sono legate alla contingenza specifica, che non sono legati a un caso, a una peculiarità, che non sono legati ad esempio a quella specifica società, a quella specifica zona, a quella specifica famiglia, a quello specifico gruppo di persone. Quindi cerchiamo di estrapolare degli elementi che poi dopo possono aiutare altri a riprodurre la stessa esperienza simile e combinando insieme diversi di questi elementi peculiari, di questi cuori, costruiamo poi dopo una struttura che, aggiungendoci qualcosina del nostro ovviamente, permette di realizzare qualcosa di simile alle cose buone che abbiamo visto. Cose buone intendo proprio dire cose che noi abbiamo ritenuto che fossero buone, cose che hanno reso felici, perché abbiamo ritenuto che fossero buone? Cose che hanno reso felici, che rendono felici le persone che stanno dentro, cose che nel nostro caso permettono alle persone di vivere meglio e alle loro attività economiche di confrontarsi meglio con il mondo attuale. Allora, per noi il buono è questo, cioè quando vediamo che ci sono situazioni che permettono alle persone di vivere meglio e a loro, in quanto agenti economici, di confrontarsi con l'attualità in maniera positiva, quindi senza con minori ansie, con maggiore possibilità di successo, allora noi riteniamo che quello lì sia una cosa buona e chiaramente senza fare male a nessun altro, e per noi ci mettiamo anche un po' di etica, ecco, è giusto un pelino. E allora noi diciamo che bella questa cosa qua, sarebbe da riprodurre. E noi la vediamo come modello, allora costruiamo il modello in maniera tale da aiutare altri a realizzare questa cosa. E quindi da questo tiriamo fuori l'equivalente del cartamodello, quindi un set di istruzioni, una serie di indicazioni che messe una in fila all'altra, poi dopo aiutano le persone a riprodurre. E riprodurre chiaramente attualizzando, modificando, personalizzando, ma in generale
che li aiutino, quindi curatorizzando, purificando, ma a riprodurre esperienze simili o analoghe con una ragionevole probabilità di successo. Ecco, questo è un po' l'iter, no? Quindi sia l'idea di, certo, c'è qualcosa che ci è piaciuto e che vogliamo replicare, ma poi anche il modello è qualcosa che aiuta altri a rifare cose simili a quelle là. Quindi se ti sono piaciute quelle esperienze, seguendo questo modello riesci a mettere in campo, a riprodurre una cosa che non sarà uguale a quelle, ma che sarà simile, riconoscibile come appartenente allo stesso filone, ma attualizzato e calato nella tua realtà.